Das agimus hoc dei insignori onore. Grazie a questo incredibile onore. Si tratta del premio più prestigioso che io abbia mai ricevuto. Volo referre gratiam ad Marina e Giorgio. E intendo esprimere la mia gratitudine a Marina e a Giorgio. Factorem liber meum Rezzoli. A mio editore Rizzoli. Amici mei Seba Pezzani. A mio amico Seba Pezzani. Unusqua a diem festim noir in. E a tutti quelli che sono presenti qui al festival, al Noirin Festival. Now I will not belabor this too much, but I will now switch to English for your sake and mine. Adesso per il vostro bene e anche per il mio bene passerò direttamente in inglese, non voglio dilungarmi troppo. Yet I was not joking entirely when I referred to the Latin language, which I studied many years ago. Ma non stavo scherzando del tutto quando vi ho parlato della lingua latina, che in realtà molti anni fa io ho studiato. My professor, Mr. Corso, told me that I should in some way use this language in my life. Il mio professore, il signor Corso, mi diede questo insegnamento, mi disse che io avrei dovuto fare uso di questa lingua nella mia vita. He meant in academia or a scholarship. Lui magari si riferiva all'accademia o all'università o alla borsa di studio. Well, that didn't work out, but Latin was very, very influential in my life in this way. Ma la cosa non ha funzionato, però il latino si è rivelato molto molto importante nella mia vita e adesso vi spiego come. It taught me about the beauty and the structure of language and encouraged me to become a writer. Mi ha insegnato la bellezza della lingua, come strutturare la lingua ed è stato un incoraggiamento per me per diventare uno scrittore. And it turned me on to the culture and the literature of Rome and therefore Italy. Mi ha fatto appassionare alla cultura, alla lingua di Roma e di conseguenza dell'Italia. I devoured writers like Andronicus and Terence, Cicero, the proper way to pronounce Cicero's name. E ho così adorato vari autori del periodo come Cicerone, per esempio, che ho imparato a pronunciare bene. Virgil, Dante, Petrarch, Umberto Eco. Virgilio, Dante, Petrarch, Umberto Eco. And so many writers in the crime genre, Gianrico Carofiglio, Carlo Lucarelli, Andrea Camilleri, Michele Jutere, Giorgio Paletti, of course. E una serie di autori crime, noir come Gianrico Carofiglio, Carlo Lucarelli, Michele Jutere e mio povero amico Giorgio Paletti. So I have So I have really to thank for the beginning and the sustenance of my career. Devo proprio ringraziare l'Italia per aver in qualche modo fatto partire la mia carriera, per averla fatta procedere. And nowhere in the world are writers as appreciated as they are in Italy. Non c'è alcun posto al mondo in cui gli autori, gli scrittori abbiano lo stesso riconoscimento che ottengono qui in Italia. So what I would like to do tonight is give back some of that appreciation and announce that I have begun work on a thriller to be set in Italy. I've already begun work on it. Per questo vorrei davvero in qualche modo restituirvi un po' di quello che mi avete dato, annunciandovi una novità assoluta questa sera, cioè che sto già lavorando da tempo a un romanzo che sarà ambientato in Italia. And my only regret is that I cannot have 60 million characters which represent every citizen of this wonderful country. But believe me, I will try my best. L'unica cosa che mi dispiace a questo proposito è che non potrò inserire in questo romanzo 60 milioni di personaggi che rappresenterebbero ciascun individuo della popolazione italiana, ma credetemi, farò del mio meglio per riuscirci. Grazie mille a tutti. Buon